L'agenzia segreta con più hype in assoluto, vista principalmente durante la battaglia di Onigashima, ha rispettato le aspettative che avevano tutti i fan? Oppure no, oggi ne parliamo per bene, parliamo anche del suo futuro. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra e questo è Mera Mera. Oggi, come avete letto dal titolo, come avete sentito dall'intro, parliamo della CP0. Parliamo sia di quello che abbiamo visto, sia di quello che vedremo in futuro per tutto quello che riguarda appunto questa agenzia segreta. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di mettere mi piace a questo video perché mi piace aiutano tantissimo il canale ad andare avanti e aiutano tantissimo i contenuti a girare. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare sul tasto mi piace. Come seconda cosa, vi ricordo di seguire la pagina Instagram, si chiama meramera.yt, la utilizziamo tanto anche per i meme, quindi mi raccomando, link in descrizione, seguite anche la pagina Instagram. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo cominciare con il video vero e proprio. Nel video di oggi parliamo sempre della CP0, come ho detto, ma vi dico già, lo dividiamo in quattro piccole parti. Intanto una breve introduzione su che cos'è la CP0. Che cosa pensavo della CP0 prima di vederla in azione a Onigashima? Parleremo del prossimo futuro della CP0, quindi quello che verrà proprio nei prossimi capitoli, e poi il futuro vero e proprio, sempre di questa agenzia segreta, però si parla di saghe future. La CP0 è la più forte organizzazione di spionaggio del governo mondiale. Il vero nome in realtà della CP0 è CP Aegis Zero. Nome che tra l'altro sottolinea il boss della CP0 durante appunto gli avvenimenti di Onigashima, più precisamente prima dello scontro contro Iso. Aegis, per chi non lo sapesse, in realtà ne abbiamo parlato anche in un commento al capitolo, per chi ci segue, sarebbe lo scudo di Zeus, utilizzato anche da Atena nella mitologia. Questo scudo è evidentemente un riferimento al fatto che la CP0 è l'organizzazione che protegge direttamente i draghi celesti, esattamente come Zeus e Atena sono delle divinità nel mondo antico reale, nel mondo di One Piece le divinità sono considerate i draghi celesti o più in generale i nobili mondiali e loro sono il loro scudo, appunto. Sappiamo che la CP0 è l'organizzazione più forte di tutte le unità di Cyberpol. Al suo interno conosciamo sei personaggi in totale, almeno sei di questi conosciamo il nome effettivo, ma in realtà ne abbiamo visti un po' di più. Conosciamo Rob Lucci, Hattori, Spandam e Kaku, questi quattro in realtà facevano parte della CP9 prima del time skip. In più conosciamo anche Stussy, Maha, che in realtà conosciamo il suo nome da letteralmente un capitolo, e in più conosciamo il capo della CP0, ma senza sapere il suo nome. Abbiamo visti anche altri, ma non sapendo il nome non saprei neanche come descriverli. Comunque sia, è un gruppo ben assortito che ha sempre fatto paura, soprattutto a noi lettori. Le mie aspettative pre-Onigashima riguardanti la CP0 in realtà non erano molto alte. Già quando li vidi ad Onigashima la primissima volta, nella famosa scena in cui stanno prendendo il tè mentre la battaglia è appena cominciata, dubitavo del fatto che effettivamente potessero entrare in azione durante la battaglia. Invece, soprattutto in questo momento, hanno preso un ruolo molto molto importante. In realtà non hanno preso un ruolo importante, ma ha preso un ruolo importante. E sto parlando di quello che a quanto pare è il capo o il membro più forte. Ho sempre pensato che non avremmo mai visto la CP0 come villain principale di una saga di One Piece, per un semplice fatto: Rob Lucci, Hattori, che in realtà non dovrebbe essere contato, però Spandam e Kaku, noi li abbiamo già visti in una saga molto importante, in realtà in due saghe se contiamo Enies Lobby e Water 7 separate, quindi uno scontro di nuovo con loro non avrebbe molto senso secondo me, avrebbe più senso effettivamente vedere uno scontro tra Rob Lucci e Luffy, però in modo diverso, esattamente come Luffy one shotta il Numbers facendo riferimento a Odd, quindi facendo riferimento a quanto è scambiata la sua forza. Dopo i 2 anni di time skip ci sarebbe uno scontro tra i due in cui Luffy one shotta letteralmente Rob Lucci. Quindi le mie aspettative sulla CP0 erano alte, sì, ma non così tanto. Sono state rispettate più o meno,
in realtà. Credo che molta gente della community, io compreso, vi dico la verità, pensassero che effettivamente quel personaggio, sto parlando del capo della CP0, oggi parleremo soprattutto di lui, fosse forte, non dico quanto un ammiraglio, ma almeno come un vice ammiraglio. Cosa che effettivamente si avvicina alla realtà, secondo me, tuttora anche da quello che abbiamo visto. Però effettivamente questo personaggio ha preso tante tante mazzate. Vi dico già, in questo video non andremo a teorizzare sui poteri della CP0, anche perché sembra che la teoria famosa degli animali africani, se mi ricordo vi lascio tra l'altro il video nelle schede in cui ne parlo, è stata un po' accantonata. Detta velocemente, secondo questa teoria, tutti i membri della CP9 che sono passati alla CP0 dopo il time skip hanno tutti dei frutti del diavolo che rappresentano degli animali del continente africano. Quindi secondo questa teoria anche gli altri membri della CP0 avrebbero dei frutti Zoan riguardanti il regno animale africano soprattutto. Come ho detto, vedendo Stussy, che in realtà l'abbiamo vista moltissimo a Whole Cake Island, che a quanto pare non ha nessun frutto ma che agisce soltanto la forza bruta e il Rokushiki, questa teoria diciamo ha iniziato a vacillare un po'. In più in questa saga abbiamo visto tre membri in totale della CP0 a Onigashima. Uno di questi in realtà adesso è soltanto al lumacofono, quindi non sta facendo niente. Uno di questi è il capo della CP0, che ancora non ha sfoggiato alcun frutto del diavolo. E l'altro è Maha, personaggio che è andato KO senza utilizzare nessun tipo di potere. Quindi cosa potremmo dedurre? Questa CP0 rispetta magari il pattern dei frutti africani, ma non tutti hanno un frutto del diavolo. E proprio qua mi aggancio all'argomento prossimo futuro di cui parlavo all'inizio del video. Cosa vedremo nel prossimo futuro per la CP0? Sicuramente riguarda principalmente il capo della CP0. Questo personaggio è rimasto gravemente ferito dallo scontro contro Izo e ha stupito un po' tutti nell'ultimo capitolo. Nell'ultimo capitolo infatti ferma il colpo di Luffy e fa prendere al protagonista un colpo diretto dall'imperatore Kaido, colpo che ha sicuramente steso Luffy e ha sicuramente fatto inferocire Kaido. Come ho detto nel commento al capitolo di venerdì, secondo me Kaido userà tutta la sua furia contro questo agente, quindi il capo della CP0, e chi lo sa, magari vedremo anche un mini scontro tra i due. Non sarà, come ho descritto venerdì, uno scontro easy in cui proprio Kaido con un colpo lo disintegra. Magari, appunto, questo personaggio, per dare intanto un po' di danni ancora a Kaido, che effettivamente sembra ancora stare in piedi, non si sa per qualche motivo, ma anche per dare del tempo a Luffy per capire cosa fare per rimettersi in piedi e per sconfiggere l'imperatore, questo personaggio ci mostrerà un ipotetico frutto del diavolo, che magari non ha utilizzato durante il combattimento sotto, quindi sia con Izo che con Drake, solo per risparmiare energie, dato che effettivamente lui una missione ce l'aveva ancora prima che gli venisse data quella di fermare il combattimento tra Luffy e Kaido. Una cosa che però mi sento di dire è che secondo me questo personaggio non arriverà alla fine della saga vivo. Secondo me questo personaggio lascerà le penne a Onigashima, quindi si dovrà anche magari vedere il cambio di gerarchia all'interno della CP0, chi diventerà il capo, se magari diventerà appunto Spandam, che effettivamente delle doti da comandante ce le ha, oppure Rob Lucci, che finalmente magari diventerà appunto il capo della Cyberpol, vedremo. Per quanto riguarda il futuro di questa organizzazione, secondo me, come ho detto, non li rivedremo mai contro i Mugiwara in quanto villain effettivi della serie. Secondo me questi personaggi andranno benissimo contro i rivoluzionari, magari in una saga futura in cui il villain sarà il governo vero e proprio, non i pirati, ma neanche la marina in realtà, ma proprio il governo. Questi personaggi potranno andare contro i rivoluzionari oppure contro la flotta dei cappello di paglia. Come ho detto, secondo me non vedo uno scontro contro i Mugiwara, come ho detto prima, semplicemente perché questi personaggi li abbiamo già visti contro i protagonisti. Non avrebbe senso né un rematch né
magari un Lucci contro Usopp, perché adesso magari Lucci non è all'altezza di Luffy palesemente. Quindi mi limito a dire che secondo me magari li rivedremo in futuro, certo, ma non contro i Mugiwara. Ultima cosa che voglio dire, che in realtà è una supposizione bella e buona, molto easy, se effettivamente la teoria dei frutti africani fosse vera e effettivamente fosse vero anche il fatto che il capo del CP0 abbia mangiato un frutto del diavolo, io mi aspetto di vedere finalmente il frutto Zoan del leone. Secondo me in realtà questo agente non ha nessun frutto, ve la butto lì, usa soltanto la forza bruta e i Rokushiki. Dato che di solito vi lascio con i commenti da fare, qua vi lascio proprio con una domanda vera e propria. Secondo voi il membro della CP0 che vediamo a Onigashima, ovvero lui, è lo stesso membro della Cyber Pole che vediamo a Ohara, ovvero lui? Questa cosa sul web sta circolando da un po', in realtà solo nelle ultime settimane. Non è stato confermato niente, però questi personaggi, come viso, come forma del viso e anche come modo di camminare, modo di vestire, si assomigliano veramente, veramente tanto. Quindi mi raccomando, nei commenti fatemi sapere anche questa cosa qua. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della CP0 e anche se secondo voi questo membro sopravvivrà e anche se ha un frutto del diavolo. Mi raccomando, commentate con la vostra opinione. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra e vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. In questa settimana parleremo di nuovo del capitolo venerdì e in più vi dico già che entro mercoledì avremo anche un annuncio speciale da darvi, quindi mi raccomando, iscrizione, mi piace, fate quello che dovete fare. Noi ci vediamo questa settimana con altri due contenuti. Ci vediamo, ragazzi, ciao a tutti.